I soldi dello stipendio non bastano più. Le rate, le tasse, il continuo aumento del costo della vita ti ha messo con le spalle al muro e adesso sei costretto a fare solo rinunce e a stringere la cinghia. Vorresti tornare alla normalità senza dover mettere di lato i tuoi bisogni, i tuoi desideri, senza dover trascurare la tua salute. Perché a questo punto, diciamolo, anche curarsi sembra diventato un lusso. Con una situazione così delicata è comprensibile se stai cercando un modo per aumentare rapidamente i tuoi guadagni. Lo capisco bene, ci sono passato anch'io. Io lo so cosa significa vivere risucchiato da un vortice di debiti e di conti non pagati. Ti comprendo perfettamente. Il problema però è che oggi ci sono tanti pericoli in agguato per chi come te sta vivendo una crisi così seria e vuole venire fuori dai guai il prima possibile. Mi riferisco al fatto che, purtroppo, negli ultimi tempi il rischio di subire delle truffe è sempre più alto. In un primo momento credi di aver avuto un colpo di fortuna incredibile, ma poi ti rendi conto di essere caduto in disgrazia. Se vuoi sapere come mettere fine a tutti i tuoi problemi, guarda questo video. Vedrai come abbiamo aiutato una persona a liberarsi da un macigno di quasi 100.000 euro di debiti causati da una truffa legata al trading online. Ti mostrerò le prove concrete perché voglio che tu sappia che è veramente possibile risolvere tutto senza il rischio di cattive sorprese, grazie a una legge dello Stato che ancora oggi è quasi sconosciuta. La vicenda di Riccardo, un nostro cliente di Modena, è l'esempio perfetto di come sia possibile tornare a vivere serenamente anche dopo aver vissuto l'incubo del sovraindebitamento a causa di una truffa. Il problema nasce tutto per colpa del caro vita. Riccardo, così come milioni di italiani in questo momento, non riusciva più a sostenere tutte le sue spese. Il suo stipendio non bastava più e si vede costretto a trovare un modo per arrotondare. Un giorno gli viene proposto di provare una piattaforma di trading che promette investimenti sicuri e guadagni immediati. In un primo momento sembra andare tutto bene, il primo investimento va a buon fine e così gli viene detto che se vuole davvero cambiare la sua situazione, la posta in gioco deve aumentare. Riccardo non ha tutti quei soldi a disposizione e quindi lo convincono a fare dei prestiti, rassicurandolo che in poco tempo avrebbe risolto tutti i suoi problemi. Sembrava andare tutto bene, vedeva cifre sempre più alte sul suo conto, ma era tutto falso. Quando poi il peso dei debiti che aveva contratto è diventato insostenibile, chiede alla società di trading di ritirare delle somme e lì si scopre la truffa. Così da un giorno all'altro si ritrova senza soldi, pieno di debiti e con il rischio di vedersi pignorato lo stipendio. Le banche e le finanziarie lo perseguitano con telefonate continue, gli agenti di recupero crediti gli stanno col fiato sul collo e si presentano anche sul posto di lavoro. La situazione era insostenibile. Per fortuna un giorno vede uno dei nostri video sui social e decide di chiedere aiuto. Scopre che il suo problema può essere risolto definitivamente grazie alle procedure contro il sovraindebitamento introdotte per la prima volta in Italia dalla legge 3 del 2012 ed oggi contenute nel codice della crisi. Per lui inizia un nuovo capitolo della sua vita, torna a vedere la luce in fondo al tunnel e questa sentenza che tengo in mano è proprio quella che dichiara che Riccardo adesso può tornare a dormire sonni tranquilli. Il giudice del Tribunale di Modena ha accolto la nostra proposta e ha dichiarato aperta la sua procedura di liquidazione controllata. Metterà a disposizione solo quello che può: una vecchia automobile, una piccola somma in contanti e una parte dello stipendio, circa 400 euro al mese per 3 anni. In questo modo i 95.000 euro di debiti che aveva vengono ridotti di oltre il 77%. Grazie a queste procedure, infatti, è possibile eliminare tutti i debiti pagandone solo una parte, solo quello che si riesce a sostenere. Dopo tanto tempo in cui si è sentito privato della sua libertà, in balia dei creditori, dei recupero crediti e dei pignoramenti, adesso Riccardo è tornato a vivere. Ti mostro la sentenza perché voglio darti le prove di quello che dico, perché è di fondamentale importanza farti capire che grazie a questa legge probabilmente c'è una soluzione anche per il tuo problema. Ma c'è di più. Per aiutare tutte le persone che si trovano sull'orlo della disperazione per colpa di questo tipo di problema, Riccardo ha voluto rilasciare la sua testimonianza in un video in cui racconta la sua storia e la sua esperienza con noi. Ti lascio il link in descrizione. Sul nostro canale YouTube puoi trovare anche altre testimonianze dei nostri clienti che hanno risolto i loro problemi di sovraindebitamento grazie a noi. Se vuoi restare aggiornato sui prossimi video in uscita, iscriviti e attiva le notifiche cliccando sull'icona della campanella.
con questo video ti ho voluto mostrare, tramite un fatto concreto e reale, che c'è una speranza anche per situazioni complicatissime. Quindi se vuoi sapere se queste procedure possono essere applicate anche al tuo caso specifico, chiama il numero verde 866 25 18 o compila il modulo di contatto sul sito www.legge3.it. Ti daremo una consulenza gratuita e senza impegno. Per adesso è tutto, io ti saluto e ti ricordo che puoi aiutarci a far conoscere a tante persone queste informazioni, condividendo questo video sui tuoi social. È importante divulgare queste notizie perché tutti devono sapere di avere la possibilità di ricominciare a vivere liberi da tutti i debiti. Buona vita!